un fisco per amico, che ti capisce se sei in difficoltà e ti viene incontro, ma che fa brutto se ti sgama a fare il furbetto. E i soldi li vuole, altro che... Il governo è per un cambio di approccio, è per un esattore con il sorriso, quello che non va a chiedere... Il pizzo di Stato, perché devi fare caccia al gettito più che lotta all'evasione. Intanto, sorriso o no, l'Agenzia delle Entrate festeggia un record. Le tasse versate volontariamente dai cittadini nel 2023 sono cresciute di quasi 27 miliardi, mentre con la lotta all'evasione, sempre lo scorso anno, sono arrivati 24,7 miliardi, 4,5 miliardi in più rispetto al 2022. Poni anche i risultati arrivati dalla rottamazione delle cartelle, 4,3 miliardi, tanto che il viceministro Leo non esclude la riapertura dei termini. Tutto questo extragettito servirà, nei piani del ministro Giorgetti, a portare a compimento la riforma del fisco, secondo il mantra «pagare tutti, pagare meno». E, sempre nell'ottica di fare pace con i tassati, arriva il concordato preventivo per le partite IVA, un modo per semplificare i rapporti con i contribuenti, che si accorderanno con lo Stato per pagare una cifra X, ma anche per far emergere redditi sommersi. E chi rifiuta la mano tesa dello Stato? Aia! Perché i controlli saranno sempre più sofisticati. Per dare la caccia ai terroristi dell'evasione, l'Agenzia delle Entrate utilizzerà l'intelligenza artificiale per matchare le varie banche dati. E saranno setacciati anche i social, alla ricerca di tenori di vita incompatibili con le dichiarazioni fatte al fisco. Dura la vita per i web esibizionisti!